performance come insieme, dove l'ha fatto? Ah, oh, ma fate quando uno la spazio nel letto, uomini, donne, io parlo la spazio. Consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.
Pertanto, noi del Movimento 5 Stelle riteniamo utile istituire a tal fine un luogo di espressione e di azione dove i ragazzi possono elaborare proposte, esprimere opinioni, confrontare le idee e imparare a discutere liberamente ma nel rispetto delle regole. Un consiglio di comunale di ragazzi che proprio a questo scopo, salto in diverse cose che nella mozione sono esplicitate in altra parte, lo scopo del CCE, promuovere sul territorio la cultura della partecipazione, della legalità, rivalutare la politica istituzionale, mantenere o sostenere la formazione civica nelle scuole, perché molte volte ne abbiamo fatto riferimento a questo aspetto, e fare acquisire il concetto di salvaguardia nel territorio, del territorio collettivo, creare relazioni tra ragazzi e stimolare il senso di appartenenza alla comunità. Tutto ciò premesso, chiedo al sindaco e alla giunta di costituire un gruppo di lavoro che comprenda la rappresentanza dei gruppi consigliari per l'attuazione del suddetto progetto. Contestualmente, questa non è una parte del poco conto, ritengo sia piuttosto importante, istituire un fondo che permetta di attuare uno o più progetti proposti dal CCE. Grazie Luigi per questa esposizione così completa della tua mozione. Io vorrei che nascesse un po' una discussione un po' da parte di tutti, nel senso che anche da parte del nostro gruppo di maggioranza sia anche una discussione abbastanza partecipata, chiedo, perché a mia opinione questa premessa non tocca dei temi importanti e anche sensibili da questo punto di vista del coinvolgimento dei ragazzi, dei giovani, ma per farlo per me, non per il gruppo, io vedo un po' la figura del Consiglio Comunale dei Ragazzi come qualcosa di superato e di, come dire, anche talmente sorpassato rispetto a ciò che fu il Consiglio Comunale dei Ragazzi inventato forse 15 anni fa, se ne parla di questo Consiglio Comunale dei Ragazzi, perché mi sembra quasi che diventa un qualcosa che tende a scopiazzare a livello proprio di gestione del consiglio comunale, quando poi invece dei giovani si possono coinvolgere senza magari forme elettive, senza forme di votazioni, in particolare con delle consulte o con dei ragionamenti di questi argomenti che tu stessi toccato, però magari affidandoli a un tavolo tematico tra scuole e comune, o tra scuole e associazioni. Quindi credo che tutto il contenuto della tua mozione, non era assolutamente una formalità, non mi appartiene più di tanto, ripeto, perché per i contenuti di cui toccato sono interessanti, non è assoluta, non condivido personalmente la forma, cioè di fare il consiglio comune dei ragazzi, il sindaco dei ragazzi, poi di fare le elezioni, mi sembra quasi invece che sia un metodo molto superato, che dobbiamo invece magari avvicinare il comune, le istituzioni, ai giovani, con delle forme di partecipazione più ampie possibile, con delle consulte, con dei tavoli tematici, ribadisco, ma non tanto con un consiglio comunale. Questo è un po' la mia opinione, per ribadire il contenuto non mi dispiace personalmente, la forma sicuramente l'abbiamo un po' sorpassata in questo modo, ragazzi, di parlare, poi ognuno si esprimerà in merito, però questo è ciò che penso, comunque la procedura che non mi piace tanto, la lezione, non mi tocca più di tanto questa, la procedura proprio amministrativa per poter formare questo modo, ragazzi, poi lo sentiamo gli altri, questa è la mia opinione, c'è dire che la prima del gruppo, ma questa cosa è solo mia. Sì, io sposo in pieno questa iniziativa, nel senso che non la condivido come soluzione di partecipazione dei ragazzi, perché noi ci siamo lavorati su questo, abbiamo discusso parecchio, abbiamo discusso sia in precedentemente in Parlamento elettorale, poi successivamente, non l'ultimo ieri, abbiamo affrontato l'argomento in maggioranza. Noi abbiamo già attivato diciamo, degli incontri.
con tutti i ragazzi, non solo esclusivamente con tutti i ragazzi. Questo tramite la collaborazione degli insegnanti e della scuola, che si stanno dimostrando molto disponibili alle proposte che stiamo facendo. Mentre invece il tavolo, diciamo, dei ragazzi un po' più grandi, 14-15 anni, lo vorremmo fare a carattere comunale, appoggiandoci alle associazioni, appoggiandoci alle varie organizzazioni sul territorio. E veramente questa è un'iniziativa non solo della società pubblica istruzione, ma che coinvolge tutta l'amministrazione, perché ognuno per le proprie competenze parteciperà a questa iniziativa. Abbiamo avuto anche una bellissima esperienza con l'Istituto Tecnico, che ci ha invitato a una votazione dell'anno scolastico, ho partecipato io, sindaco. San Ronato, i ragazzi, 300 ragazzi ci hanno sentito, ci hanno ascoltato e alla fine della presentazione i rappresentanti dell'istituto ci hanno avvicinato chiedendoci la disponibilità a partecipare alle eventuali loro assemblee d'istituto, perché vorrebbero confrontarsi con noi, avere delle informazioni. Partirà anche un progetto da parte dell'istituto tecnico, molto probabilmente su una sorta di convivenza civile, che porterà poi i ragazzi sia in consiglio comunale, perché questi insegnanti ci tengono a fare questo tipo di percorso, sia nelle stanze dei comuni per vedere il funzionamento, come lavora il sindaco, come lavora il segretario, come lavora l'impiegato, eccetera, eccetera. Vorrebbero fare questo tipo di percorso. Per cui, per me, la partecipazione dei ragazzi, ho una perplessità, lo dico molto onestamente, che il consiglio comunale dei ragazzi si possa alla fine perdere nel fatto che ci sono 10 ragazzi eletti che poi potrebbero, uso sempre il condizionale perché magari poi non è così, mi sbaglio io, potrebbero slegarsi dal resto dei ragazzi e non essere più il portavoce di tutti quanti, ma diciamo, se non c'è un qualcuno che vi segue direttamente, che vi fa fare un certo tipo di percorso, potrebbe succedere. Però massima apertura a qualsiasi tipo di ragionamento che possa coinvolgere i ragazzi fattivamente, qualsiasi tipo di iniziativa. Grazie. Sì. Noi praticamente teniamo da un'esperienza educativa per la società del paese, specificamente negativa, che di fatto si è sciolta dopo pochissimo tempo. Questo perché comunque chi sovraintende l'operato del lavoro di questi ragazzi, non so per quale motivo, ma comunque li ha lasciati un po' alla deriva e poi ecco cosa è successo. Condivido, come ho detto, il discorso che forse consiglio comunale dei ragazzi non è un po' superato, eccetera, però allo stesso tempo è importante istituzionalizzare comunque la consulta di gioco. Chiamiamola come vogliamo, perché tavoli tematici vanno bene, eccetera, eccetera, però comunque ci vuole una rappresentanza. Funziona in tanti comuni e quindi anche San Luis, con uno sforzo magari maggiore, deve intraprendere questo percorso. Perché altrimenti, non essendoci più di fatto partiti politici con le sedi, eccetera, come si avvicinano i giovani al sistema del mondo della politica? Non si avvicinano. Quindi, in ogni caso, bisogna comunque. Dare comunque un'ufficialità. Quindi io sono nel parere, anzi, di accelerare su questa procedura, perché siamo all'inizio della legislatura e quindi è importante, magari ci sarebbe già sicuramente un po' più, quindi è importante che la ma non si propone sempre il consiglio oppure no, 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 per una consulta sicuramente una consulta può essere andata avanti è perché c'è stata una sorta di impulso che è venuto dall'alto, non c'è stato un lavoro di preparazione. Quindi se noi adesso ci mettiamo in una situazione di ascolto, cominciamo ad organizzarci e con i tavoli collaboriamo su questo, creiamo anche quell'humus, capito, favorevole a far emergere dai ragazzi stessi il desiderio di costruirsi in un qualche organo che va presente. Perché se non c'è una, come dire, una volontà che parte proprio dai ragazzi stessi dal basso, e cioè qualsiasi tentativo che noi possiamo fare non va avanti, capito? Perché non è sentito, non è partito.
fatto non, i ragazzi stessi non la sentono come un luogo che fa presenti interamente. Quindi sicuramente questo lavoro che noi intendiamo fare, no? E cominceremo subito in collaborazione con le scuole, con l'assessore all'istruzione e anche gli altri assessori, perché le politiche giovanili sono trasversali un po' a tutti gli assessorati, è sicuramente è il primo passo per riuscire ad avvicinare i ragazzi, metterci in una situazione di ascolto e stimolare la partecipazione, perché sono d'accordo con te, Luigi, che la partecipazione dei giovani deve essere in qualche modo stimolata. Anch'io non sono dell'avviso che sia il Consiglio Comunale dei ragazzi, forse dico, il modo più, cioè la cosa più importante da farsi, ecco, si può lavorare in tanti modi diversi per conseguire comunque quel risultato che è appunto la maggior partecipazione dei ragazzi, la coscienza, la maggior coscienza civica e via dicendo. La parola a Roberta. Allora, è vero, sono proprio il cervello quando afferma che il Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi è un'istituzione integrata. A noi però la considerata integrata per il fronte che c'è in sala. Quindi sarebbe una novità in assoluto, nonostante ci sia nel regolamento della comunità. Questa è la prima considerazione. La seconda considerazione nasce dal fatto che in varie scuole, in alcune scuole dove io sono stata, ho direttamente partecipato all'attività e c'è stata la restituzione del Consiglio Comunale. E poi un'esperienza molto positiva, sia come adulta che come docente, istruttrice che ha lavorato con i ragazzi, sia dal punto di vista dei ragazzi, che è stata veramente un'esperienza non bella di educazione. Nella maggioranza dei casi, con cui si è il Consiglio Comunale, si rivolge ai piccoli, non ai ragazzi grandi oppure agli adolescenti. Nella maggior parte dei casi si viene incontro alla fascia d'età che è incrementata, in alcuni casi, in alcuni comuni, la scuola anche elementare, la propria anche elementare, e poi la fascia d'età che comprende ragazzi di tendenza seconda media. Non siamo parlando di ragazzi più grandi, quindi consulte, gruppi e così. L'esperienza, cioè i ragazzi la consulta in una maniera molto positiva, è una cosa molto bella. Si potrebbe fare sia l'uno che l'altro, cioè per vedere un altro che chiaramente la faccia d'età dei ragazzi più grandi, le consulte, le parole chiamatici, eccetera. Invece per i più piccoli è un'esperienza che io consiglierei. Un'altra cosa. Il Consiglio Comunale, a me, quando io me ne sono occupata, quando abbiamo istituito, è un modo con un altro per far entrare i ragazzi all'interno della vita amministrativa del paese. E lo recepiscono assolutamente con una grande curiosità. Non si stacca dal resto dei compagni, anzi, sono molto stimolati. È un piacere per me lavorare da questo punto di vista. È veramente un piacere per me lavorare. È una richiesta che anche per noi è molto spesso. Troppo spesso, quindi vogliamo. D'accordo con ragazzi. Sì, assolutamente. Assolutamente. Cioè, in base all'esperienza che ho, il consiglio di
consiglio comunale dei ragazzi, come ha detto Massimiliano, facciamo la fine della volta scorsa, possiamo istituire una consulta, possiamo istituire il consiglio comunale, possiamo fare dei tavoli tematici, ma vanno seguiti e stimolati, perché stiamo parlando, fascia 4, 5, quarta, quinta elementare, sono ancora bambini, ma sono ancora bambini in prima media, sono ragazzini in seconda e terza. Perché abbiamo dimenticato la terza media, la prima e la seconda al liceo? Perché li abbiamo dimenticati? Anche loro hanno dei bisogni, hanno bisogno di non avere il cellulare, di non essere in piazza San Pietro lì col cellulare che mandano messaggini, che vedono Facebook, che mandano foto su WhatsApp o quant'altro. Però non è semplice. L'amministrazione comunale più spesso che volentieri è portata a rattoppare di tutto, pozzetti, fogne, acqua che arriva da tutte le parti, e questo e quest'altro. Ci vorrebbe un coinvolgimento, non dico generale, ma forse sarebbe più utile avere dei progetti con le scuole che coinvolgono i ragazzi, ma in senso continuativo, non può essere solo un assessore della pubblica istruzione, perché il rappello del giustamente è tutto trasversale, perché cultura, sport, pubblica istruzione, spettacolo, eccetera, ma quant'altro, tutto rientra nei loro bisogni, tutto è alla loro portata. Poi quello di avvicinarsi al mondo della politica, quella è una cosa che io lascerei, sì, che è di passare, che viene naturale per chi vuole continuare, ma chi si avvicina poi al mondo della politica sono i ragazzi più grandetti. Spesso e volentieri arrivano a 18 anni e devono andare a votare e non sanno cosa fare con un atto di questo. Cosa devo fare? Non so perciò. No, non tanto cosa, a chi devo votare, tanto a Luigi o a Roberto, ma proprio non hanno idea di che cosa sia la politica. Quindi quella può venire. È giusto che venga pure quella, perché quindi avvicinare i ragazzi anche a quel tipo di politica, a quel mondo, oppure fargli capire che l'amministrazione, che un'amministrazione comunale, un consiglio comunale tutto intero, lavora giorno, tutti i giorni anche per loro, in questo modo, con, perché noi non vediamo niente di concreto, posso dire, noi non vediamo nulla. Non vediamo niente di concreto, ma la concretezza è poi l'altra. Allora tu gli devi far vedere determinate cose. Noi l'abbiamo visto a scuola quest'anno o l'appena passato, che i ragazzi, se stimolati, riescono a proporre qualcosa. Hanno proposto, hanno fatto, hanno organizzato, seguiti dai docenti, che hanno dimostrato un'ampia disponibilità. È per un musical che hanno proposto loro, è per musei aperti, è per adesso per il bordo, con tutta la disorganizzazione che ci poteva essere, perché era la prima volta che vedeva il coinvolgimento di tutta la scuola, di quanti erano? 300-400 ragazzi, per la strada del bordo, per lontano. Poi è chiaro che dal primo anno sei così, poi aggiustitivo, questo lo devo fare in questo modo, questo deve essere più organizzato e cose di questo tipo. Ma forse, io sono più d'accordo con Carlo quando dice, forse dobbiamo lavorare con le scuole, dentro le scuole. Allora bisogna fare dei progetti, coinvolgere, poi li possiamo chiamare come vogliamo,
se facciamo un consiglio comunale significa che ci sono dei rappresentanti e poi rappresentano tutti o rappresentano se stessi. E questo è il problema principale, perché anche noi qui spesso non rappresentiamo chi ci ha eletto, la popolazione tutta, ma rappresentiamo le nostre idee, che possono essere solo le nostre, non quelle della popolazione, e quindi i nostri bisogni, tra virgolette, e non quelli della popolazione. Per cui io penso che il coinvolgimento della scuola, che è lì tutti i giorni, ci passa 5 ore, quando va bene, quando non sono 8, la scuola primaria, nella tempo pieno, 8 ore, 8 e mezza, alle 4 e mezza di sera, del pomeriggio. Quindi forse qualche docente dirà, ma devo portare avanti anche questo programma o quest'altro, sì. Però certe volte alcuni progetti sono importanti almeno tanto quanto il libro, come è importante la visita guidata, il dialogo di istruzione, andare a vedere determinate cose più importanti. In una mattina riescono a capire e a conoscere e avere delle competenze più che passare 10, 20 ore, 30 ore sui libri di scuola. Quindi forse è il modo più giusto, perché io, a meno che qui non ci sia uno che dice che può essere maggioranza, minoranza, chi vuole, seguo tutto, seguo questo settore. Perché io non penso che bastano i 5 assessorati per seguire una cosa così. Questa è una cosa importante, poi ti ha detto che ha proposto lui una cosa importante, ma non perché c'è scritto consiglio istituzionale del consiglio comunale, no, perché quello significa sentire il bisogno di una parte della popolazione fondamentale. Io, come dicevo Sandro in live, mi ho ceduto, io non vedo nessuna nota stonata degli interventi che abbiamo fatto tutti, a partire dal primo fino all'ultimo. Però qualche intervento mi ha detto in modo di fare ragione a voce alta. Primo dato, la consulta è fallita. La consulta è fallita perché? Perché erano 4 o 5, secondo me così buone le ragazze nel tempo, quanti saranno? 15. Quindi stiamo parlando sempre, ripetere e riprendere, cioè anche qualche intervento della minoranza, di un insieme, come dire, finito, chiuso, cioè grande partecipazione per l'elezione, così come dei ragazzi, uno, due, tre riunioni, restano un po', quindi restano quelli che vengono eletti, poi c'è di nuovo un rinnovamento, ma io, proprio perché la consulta è fallita, perché era un numero finito di persone, credo che nel tempo un consiglio comune dei ragazzi potrebbe avere più chance di fallire rispetto ad un ragionamento invece più esteso nei numeri e nel tempo in cui tu dei ragazzi. Inoltre ci sono anche delle differenze di proposte, quindi siccome qui dobbiamo votare la mozione, qui stiamo facendo un ragionamento che, come dire, è allegato alla mozione, ma stando sulla mozione lui addirittura proponeva un budget per i progetti che propongono i ragazzi, poi i ragazzi di quarto elementare, terzo elementare, cioè deve anche essere questo quello che vuole dire, di no, se no, se non c'è qualcuno che segue sopra il genere. Quindi direi che secondo me è più utile, è più impattante della società civile, della comunità sanluvese, fare un progetto più esteso, ripeto, nei numeri e nel tempo. E lo possiamo fare coinvolgendo le strutture che i ragazzi ci danno ogni giorno, nei numeri e nel tempo, le scuole. Quindi cosa possiamo fare noi per parlare con le scuole? Dobbiamo ridurci o ridurre il tutto, far sì che il sindaco parli con la scuola, o con il dirigente scolastico, o te lo faccio adesso la politica giovanile, la cultura, l'istruzione, non credo. Possiamo fare quasi un gruppetto di lavoro informale tra noi per, come dire, raccontarci e dare qualche spunto sulle idee che già abbiamo messo sul tavolo per questi progetti che vogliamo fare con i giovani, con i ragazzi e con i bambini, per avvicinarci all'educazione civica, perché si parla di avvicinamento alla politica nel senso nome. C'è un'esigenza di ricerca dell'educazione civica, al senso civico, e allora dobbiamo spiegare
funzionare una postazione non comune, ma quello che può funzionare il fatto è che non sempre riusciamo a passare a pulire ogni giorno, ogni minuto nella stessa strada, nella strada davanti a casa loro. A cosa serve l'IMU, a cosa serve la TASI? Possiamo parlare della questione civica se però abbiamo un progetto esteso dei numeri e del tempo. E lo possiamo fare, secondo me, condividendo quello di la maggioranza degli interventi che ho sentito, con un interlocutore forte che detiene ragazzi e bambini ogni giorno che sono le scuole. Abbiamo anche la fortuna, secondo me, di avere diciamo che però la scuola è la principale, certo, la, certo. Quindi se stiamo sul principale, la scuola è il numero uno. Abbiamo la fortuna di avere vicinanza, ecco, in questo momento tra l'amministrazione e la scuola, perché comunque lo stesso gruppo del genere scolastico, abbiamo insegnanti di amministrazione, insomma, possiamo fare una cosa di carino. Quindi la proposta cooperativa è quella di vederci una sera con i capigruppo, ma non solo, lo estendiamo un po' a tutti i consigli comunali, per parlare di questi progetti che vogliamo innestare con le scuole, di avvicinamento alla politica dell'educazione civica dei ragazzi e diverse fasce di età, come dicevi tu. Questo per dire il contenuto della mozione, io come anche gli altri lo sposo, è solo proprio la forma, il percorso che ho solo paura ci possa portare poi alla, a non centrare l'obiettivo. Allora, stante che le collaborazioni con la scuola di San Luigi si stanno ormai da decennio, da 17 anni, già dall'anno in cui sono andato in servizio, ho attivato con i servizi un dialogo costante e sistematico che ho condotto a manifestazioni di livello, conosciamo, lo conoscete, lo conosce, nel paese, con l'ultima manifestazione di 150 di unità, se ha previsto laboratori a tappeto su tutte le istituzioni scolastiche, la scuola dell'infanzia, che è un commerciale, ha coinvolto tutte le scuole, tutti gli insegnanti, tutti i bambini, qui siamo arrivati a toccare 1400 ragazzi, così tipo che veramente ci ha fatto stare, ricordare, la ricerca è nata la festa di comunità che hanno tenuto un po' la stessa tipologia, ma questa è il tante. Per quanto riguarda la questione dell'intervento, però abbiamo messo in programma, quindi è chiaro che sosteniamo ampiamente questo tipo di iniziativa. È vero che è desueta come forma, nel senso che è stata sperimentata in altri tempi, in tantissimi comuni passati. Io ho avuto modo di fare la seconda del figlio, sono 97, per esempio, c'è stata passata 10-12 anni fa lo stesso. La maggior parte erano piccole realtà, quindi un po' più semplice perché hanno una visibilità diversa, anche il ruolo sui numeri più piccoli, e la rappresentatività popolare anche per bambini e ragazzi è consentita, ovviamente. Qui in un grandi numeri rischiamo un po' di far perdere quello che parlavamo. Però è altrettanto vero che in un principio di educazione alla cittadinanza attiva si rende assolutamente necessario proprio in condizioni sperimentali, con sistematicità, la vita politica non è intesa come dire, un'autoreferenzialità del soggetto che rappresenta se stesso, però visto, come abbiamo detto prima, nel nostro piano c'è, ovviamente c'è anche da noi, non per questo però non si fa il consiglio o non si fa con una giunta, perché c'è questo rischio, non è che non si fa, il rischio è certo che c'è, è chiaro e opportuno che serve un coordinamento, perché senza coordinamento è possibile, un consiglio che deve essere, nella fattispecie come è stato profilato da Roberta, ovvero sia con ragazzi abbastanza piccoli, preadolescenti e adolescenti, senza arrivare a 17-18 anni, perché siamo già in una zona alle giovani dove si lavora con le consulte e con i gruppi e con l'autopartecipazione. Ricordiamoci che il fallimento delle consulte, delle commissioni, nascono in particolare dal momento in cui sono nominate dall'alto. Le commissioni e le consulte che nascono dal basso lavorano sempre con enorme successo. Dal basso cosa vuol dire? Che sono riconosciute e da giù dei ragazzi. Quindi attenzione, perché determinate consulte e commissioni, se non hanno avuto seguito, è perché c'è stata una linea dall'alto. Fa una grossa differenza, perché la partecipazione popolare è data dal fatto che è la collettività, è la rappresentatività popolare che riconosce quel ruolo, anche tra i bambini, perché non cambia. Non è perché hanno 8 anni, sono in grado di scegliere quale dei compagni sia in grado di rappresentare e di ricoprire un ruolo di leadership. Perché non è per 8 anni, di valutare chi è il ruolo di gruppo classe, rappresenta la sua leadership, o lo può rappresentare. Assolutamente, non è l'età che passa. Ovviamente le tematiche che può sviluppare il consiglio dei ragazzi di questa età saranno di dimensione grossa. La questione dei soldi, non so se esista, se si è informato, se esiste ancora un canale finanziario, perché anni addietro, quando c'è stato il boom dei consigli dei ragazzi, c'erano finanziamenti del loro ministeriale. Adesso non c'è il boom, sapete, è il boom della scuola che è in processo.
No, vabbè, però c'è un passaggio specifico. Consiglio dei ragazzi. Non so se esista ancora, io mi sono presentato. Non so quale erano i bilanci scuola. No, no, bilanci a livello regionale. Non c'è a livello regionale, c'è la ministeriale. Perché c'era un bilancio ministeriale dei consigli dei ragazzi. C'era. Nel 2006. Sì, io nel 96. Non so, io chiedo se ha adottato questa fattispecie, cioè la possibilità di avere un canale di finanziamento economico che sia a livello ministeriale o locale, stante che comunque, al di là di questo, con i ragazzi di quell'età si può lavorare anche con veramente poco. Cioè bisogna esperienze fatte con veramente pochi quattro. Non è necessario strafare. Io penso che la giornata dei giochi non sia stato speso niente. È stata fatta da una stessa, è stata la volontà delle persone che sono accettate. Ci sono delle attività che spesso sono quelle cose che i ragazzini così piccoli, che all'inizio ragazzi dicono, voglio la piscina nella piazza San Pietro, che poi le prime cose che ti chiedono sono quelle. Chiaramente, però voi ovviamente invitate i locali e fanno anche proposte che possono essere di valore e che non necessariamente possono avere un distinto. E nel contempo si fa un'attività di educazione con una cittadinanza attiva, che è quello che parliamo, che la cittadinanza e l'educazione civica a scuola del fatto, con il fatto ovviamente, è la parte veramente concreta, la parte concreta che loro non conoscono e non hanno da vivere. Perciò dal mio punto di vista è una sperimentazione che potrebbe essere condotta con ragazzetti, i giovani ovviamente su questa tipologia la smuoverebbero perché la vivrebbero come ci possiamo dare, diciamo, come riferimento il fatto che noi iniziamo con i tavoli con i ragazzi, poi abbiamo come punto di riferimento il fatto che potremmo arrivare anche alla costituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Due cose velocissime, Luigi, ovviamente
viene fuori qualcosa che somigli a un consiglio comunale dei ragazzi, no, questo è un consiglio comunale dei ragazzi. Sì, però si spiega come funziona la mozione. La mozione funziona che lui ha proposto un testo. Noi siamo chiamati a votare esattamente questo testo o a respingere questo testo. Non è un punto dell'ordine del giorno. Quello funziona questo punto, ho detto, non offendo. Quindi non possiamo dire, la facciamo, però la modifichiamo, la proviamo così, non è un punto dell'ordine del giorno, è esattamente quel testo. Quindi tutta la premessa fatta da tutti era per dire, non dividiamo il contenuto, gestiamo insieme il contenuto e trasformiamo questa mozione che ringraziamo per aver proposto in una... un progetto, come dire, più, più completo, più completo per tutti. Secondo me, di fare la votazione, scusate, se hai un'azione, o posso dire? Sì, sì, scusa. Guardate, io sono un dico dispiaciuto, ma perché non sono quello che noto è la mancanza di coraggio da parte vostra, perché questo progetto che io ho presentato non solo non è risoluto, ma è veramente all'ordine del giorno in questo momento. Perché se c'è una cosa che manca tra diciamo, i cittadini e le istituzioni è proprio un collegamento. E questa era un'occasione per poter dar vita a questo cambiamento. Devo dire che mi fa piacere che ci sono state diverse persone di Urtino, anche per quello che fanno, che hanno evidenziato delle cose importanti, mentre altre sinceramente non le ho trovate per nulla interessanti. Questo mischiare le consulte con un progetto del genere veramente è ridicolo, perché qui si mette in pratica un meccanismo che non è neanche minimamente da regolare le consulte. Richiede un impegno da parte delle persone che partecipano e soprattutto si mette degli obiettivi. Voi pensate che questa mozione sia nata a caso? Non è nata a caso, è nata dai cittadini, da quello che i sanbesi personalmente hanno detto a me. Questo è un vestito che prende, cioè, non è quello della serie dei cittadini, ma già poi, cioè, Thank you.
invece non essere il lavoro che tu vuoi fare è assolutamente bellissimo, è un onore per tutti, ma anche soprattutto un onore per tutti, nel senso che al momento in cui tu prendi questa responsabilità e prendi dei ragazzi, adesso non so, prendono scelte, sicuramente Franco o Sam, più qualificati di me dal punto di vista Roberta, non conosco il mondo della scuola, se no, perché ci sono stati in pasta. Però scrivo che è una cosa molto delicata. Cioè puoi dare l'illusione dei ragazzi, cioè far partire una cosa, puoi farla scemare perché nessuno di noi ha tempo, o perché ormai non c'è un interlocutore, perché anche la scuola è sui limiti, cioè la scuola già ha parecchio tutto. La verità è anche di questo, non lo so, io lo vedo come me. A me sono piaciuti gli interventi. Ma noi non abbiamo più sotto la tu potresti modificare la mozione, invece di essere bravo, tu potresti modificarla per dire andiamo avanti con questo intavolo di marcio e magari possiamo provare a pensare anche a questa forma di partecipazione, ma non così come proposta, dobbiamo accorgere. Vai, partiamo. Siamo oltre, lo mettiamo in detto, se diciamo più carichi di risorse.